Eccomi qui. Ragazzi, vi ho lasciato l'altra volta che stavo orando il grano per dare a mangiare le vacche. E infatti mi sto dando da mangiare molto a queste care vacchette. Ma sto anche da mangiare le pecore. Queste che lo mangiano incominciano a fare le cose più assurde, tipo un'orgia, avete presente? Comunque, già che ci sono, incomincio a levare di mezzo anche questo grano. Perché, visto che mi sono portato le zucche, mi sembra il caso di piantare anche quelle. Le zucche le voglio piantare per due motivi. Primo, perché voglio piantare la canna da zucchero con le uova e lo zucchero e le zucche, mi farò delle bellissime torte. Seconda cosa, questa zona razzolano in modo incredibile gli Enderman. E visto che non posso sempre camminare a testa bassa, ho pensato che portarmi una zucca appresso come cappello potrebbe essere un'ottima idea. Però purtroppo qua le zucche non possono crescere su terreno arato, per cui dovrò togliere la rotura con i blocchi di arenaria. E dovrò fare la stessa cosa anche dall'altro lato. Dopodiché, far crescere più in fretta i semi, penso che concimerò con la polvere d'osso, che per mia fortuna ne ho in grossa abbondanza. Grazie anche a tutti gli scheletri che ho massacrato da quando è iniziata questa avventura una marea di episodi fa. Infatti molte ossa le avevo conservate nel castello, ma sono tornato indietro appunto anche per prendere le ossa. Allora, devo sistemare un po' l'inventario. Sì, così dovrebbe andare bene. E adesso vado a prendere le ossa. Non tutte. Penso che la metà saranno più che sufficienti per poter fare quello che ho in mente. Infatti. Uno sbot da 64 e uno da 32 dovrebbero essere sufficienti per poter far crescere più velocemente questi germogli di zucca, in modo che incomincino da subito a produrre zucche. Ho notato che le zucche crescono molto velocemente una volta che sono state fecondate con la polvere rossa. Una cosa utile che producono quei rompicoglioni ceri. Io sinceramente, fra le tante cose che vorrei trovare, a parte i classici diamanti, vorrei trovare anche uno spawn di scheletri. Se accadesse, sarebbe un culo della Madonna, perché infatti è già cresciuta. Visto? Dicevo, sarebbe un culo della Madonna, perché gli scheletri non solo droppano frecce, ossa, archi incantati, ma a volte anche armature e altre cose. Ok, ho dato da mangiare alle pecore, ho dato da mangiare alle mucche, ho concimato la terra e adesso voglio dare un'occhiata per capire bene in che punto mi trovo. Allora, di là c'è lo spawn, quindi sto andando, ragazzi, se vado verso il nord vado verso il punto di spawn. Una cosa che vorrei fare, visto che sta quasi per tramontare il sole, e dare un'occhiata qua intorno e cominciare a seminare un po' di canna da zucchero. Il problema è che con la canna da zucchero, se l'acqua è gelata, non viene piantata, ma il problema è che con l'acqua si gela spesso. Quindi ho pensato che una soluzione per evitare il congelamento dell'acqua sia quella di utilizzare delle torce.
sono portato i muretti di pietra principalmente per potermi appoggiare nell'acqua e poi metterci sopra le torce. In questo modo dovrei riuscire a fare una striscia di calore sufficiente per poter piantare, non dico tutte, ma una buona quantità di canna da zucchero. Se riesco a farmi anche una farma di canna da zucchero, penso proprio che sarà divertente. Per il momento utilizzerò questo sistema, più avanti vedrò di farmi una tettoia abbastanza alta, in modo che facendo ombra l'acqua non si dovrebbe congelare. Ma temporaneamente questo è il sistema più adatto. Forse otterrei un risultato migliore se mettessi direttamente la pietra degli inferi in mezzo all'acqua e gli dessi fuoco. Ma da quello che mi sono reso conto è che una torcia riesce a scongelare solamente 4 cubi, uno sopra, uno sotto e uno 4 cubi a croce. Per cui devo fare un casino di percorsi per poter essere sicuro di rendere permanente lo scongelamento dell'acqua. È una cosa un po' macchinosa, però almeno potrei incominciare a seminare le canne. Qui non va bene, devo fare così, devo fare così. Ora purtroppo sono costretta a fare una cosa che sarebbe felicissimo per adesso. Già, sono costretta a fare una croce per essere sicuro di scongelare tutto. Vabbè, penso che fino a mo' le cose vanno bene. Sì. Ecco per congelare un'altra volta. Si congela rapidamente, questo è il problema. Vediamo un po' se riesco a spezzare un altro due. Qui da queste parti le notti sono molto fredde. E quindi penso proprio che me ne andrò a letto. Almeno per il momento. Domani si vedrà. La sveglia è suonata. Non è che faccio colazione con le uova, che ce l'ho in mano. Comunque, vediamo di andare a buttare quest'uovo. Vediamo se riesco a tirare fuori qualche altro pulcino. Solo uno. Filo le uova. Ospiti. Vediamo un po' come procede la situazione qua della canna. Il sistema ha funzionato abbastanza bene. Però in alcuni punti si ghiaccia ancora. Per cui devo trovare una soluzione. È un poco di fare un altro tipo di lavoro. Mi chiedo se invece di metterlo, purtroppo si è congelato e quindi la canna là si è tolta. Mi chiedo se posso fare così. Se le torce le mettessi sulla terra, l'effetto sarebbe migliore forse. Vabbè, devo sperimentare, è l'unico modo. Ok. Io mi diletterò ancora un poco con le canne. Mi raccomando. Spero che questi video vi piacciono, il mio modo di fare, il mio modo di agire. Per cui, se vi va, mettete un like.
scrivere il canale e continua a seguirmi. Io non mi arrendo finché non muoio.